Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Battle Brothers, amici e amiche di Andy Channel. Nello scorso episodio una missione pulita, anche due level up che andiamo a fare immediatamente, come voglio iniziare a fare ad ogni episodio. Iniziamo con il level up. Mynolf si prende migliora range skill, miglior melee e anche punti ferita. Dopodiché abbiamo una perk che sarà. Potrei dare il Fast Adaption a Mynolf. Però essendo anche un buon combattente, gli diamo il 9 lives, che praticamente permette di sopravvivere ad un attacco mortale per una volta per battaglia. E Raimon il Berserker, io gli direi la stessa cosa, però a lui. No, ho sbagliato, ho potenziato il range, volevo potenziare la difesa. È troppo tardi. Anche in questo caso diamo le 9 vite. Che peccato, perché se con Mynolf voglio comprare un set di giavellotti, invece con il nostro amico Raimund no. È un vero peccato. Allora, a Theodobald non ho comprato le frecce, sono stato un po' scemo, ma me ne sono accorto fortunatamente, quindi sì, più che la munition mi servirebbero proprio le frecce. Quindi, finché non abbiamo una città con le frecce, possiamo farci ben poco. Leave, ma dobbiamo andare adesso a sud alla ricerca di nuove missioni, probabilmente ad Altenor, a meno che ad Hammerhaven non ci sia qualcosa di fattibile. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. E abbiamo soldi per 2 giorni, ok, quindi no, ci dobbiamo sbrigare. Ah, ovviamente c'è da accamparsi. Aspettare che venga l'alba. Ok. Marketplace. Eh no, non abbiamo la faretra, quindi ci si fa molto poco. Potrei dare la faretra? No, non posso in realtà. Nulla, a questo punto io direi che ci si prende una short sword e quest'uomo diventa una prima linea. Non appena avremo la possibilità di avere delle frecce, gliele daremo. Perché altrimenti è un guerriero inutile. Iniziamo ad andare a sud, ragazzi. Bisogna sempre stare attenti alle impronte perché potrebbero essere mercanti, potrebbero essere mercenari, potrebbero essere anche delle bande di orchi. Altenov non è lontana. Di solito se seguono la strada sono mercanti, infatti. No, dai, ci va abbastanza bene. Andiamo a vedere quindi qual è l'andazzo. Qui abbiamo. Merda! Battle site, ragazzi, c'è una carovana che è stata assaltata dai briganti, ma non ci faccio nulla. Qui abbiamo lana, birra e grano. E anche una missione con un teschietto. Perfetto, andiamo a vedere. Ok, paid more. 60 in anticipo, 250 lavoro finito. Ottieni il disco dalle rovine. Ok, dobbiamo andare a cercare delle rovine. Vediamo se riesco a trovare delle frecce. Oh, fantastico. Quiver of Arrows, benissimo, abbiamo il nostro. Worth 140, compra per 161, no grazie. E adesso dovrei veramente reclutare però un uomo con. Ok, scusa, non ci siamo capiti, secondo me. Dovrei veramente reclutare un uomo con un po' di forza nel corpo a corpo. Ok. Forse ci riesco, eh. Hire. Wolf, che cosa sarebbe? Un rat catcher, quindi sarà buono con gli archi. Alfred è un servo. Adder purtroppo è un farmhand, questo sarebbe buono, però non me lo posso permettere a meno che al mercato non venda
Vediamo se vendendo un paio di spade. Riesco a permettermi qualche mano in più. Adler diventa il mio nono uomo. A questo punto lo piazziamo perfettamente in prima linea con scudo, arma e una piccola copertura. Lo metto esterno perché di solito sono quelli un po' più esposti e comunque se perdessi Adler non sarebbe un problema. Se perdessi qualcun altro, un po' di più. Ok, abbiamo il cerchiolino magico qui a est. Sempre attenzione alle impronte. 9 briganti, mi dispiace ragazzi, ma io non li sfido. Aspettiamo che se ne vadano. Torniamo sui nostri passi perché potrebbero se... Merda ragazzi. Merda veramente. Temo che dovremo affrontare questi briganti. O li seminiamo passando nella foresta. Perché sto facendo questo? Me la faccio nelle mutande. Nì. Il fatto è che non vengo pagato per attaccare questi uomini. Guardate quante bestie. Intanto qui c'è anche un castello infestato. Pazzesca la quantità di nemici che ci sono. Questo gioco è difficilissimo. Non vengo pagato per attaccare questi briganti. Ergo. Ferite, uomini che perdo, eccetera, eccetera. Non mi vengono ripagati da nessuno. Qui lupi mannari. Fa culo. Ok, siamo contro degli scheletri corazzati. Scheletri corazzati. Wow. Con i miei falchioni e le mie lance faccio veramente schifo. Bel casino. Cerchiamo di concentrare i nemici facendoli arrivare in questa zona, avanti. Loro sono estremamente corazzati. Hanno pochi punti ferita, ma sono estremamente forti. Quindi se li blocchiamo, non è una cattiva idea. Ok. Yost, passa al turno successivo. Tu, ragazzo mio, ti metti qui a fare un muro di lance. Tu fai passare il turno perché dovrai tirare e tu ti metti qui a fare un muro di lance la prossima. Ok. Il Raimond il Berserker troverà un modo di farsi valere. Ok, benissimo. Sembra che siano caduti nella trappola, quindi si spostano tutti centrati in quella zona, quindi i miei giavellotti, le mie frecce, eccetera, eccetera, dovrebbero cadere contro di loro. Speriamo bene, va. 45%, 11, 10. Nulla. Ok, shield wall. Ah, merda! Lasciamo perdere. Perso fatica per niente. A meno che no, non valga anche per il prossimo turno. Fammi vedere. Intanto questo 19, 19, 5, 5. Oh, un colpo è andato, grazie al cielo. Eh no, lo shield wall non vale per il turno successivo, come notate. Ok. Aspettate che vengano avanti, anche loro vanno in difensiva con lo shield wall, questo è molto intelligente. Infatti mi hanno già rotto lo shield wall. Bastardi, me ne hanno rotti due. Che culo! Avevo il 9% di colpire, ma ho colpito. Wounded. Allora, 30%, 21. Abbiamo veramente delle probabilità molto basse di colpire, ma dobbiamo fare di necessità virtù. Ok, e arriva il quarto.
Arriva il quarto, tra l'altro ha un'arma che mi fa una paura bestiale. Ok, è chiaro che adesso dobbiamo spostare il nostro arciere dietro le linee. Ok, vai, uno è andato, ragazzi. Un po' di fortuna, un po' di culo. Ma uno è andato. Grandi, due. C'è da stare attenti perché per ora non mi hanno fatto danno, ma basta un colpo con queste armi su uno che magari ha l'armatura un po' rotta e è la fine. Ok, circondiamo l'ultimo ausiliario perché l'abbiamo fatto fuori. Eugen intanto ha finito, mi sta dicendo i suoi. Le sue munizioni, va bene. Adesso qui bisogna andare il tutto per tutto per far fuori questa bestia prima che faccia danno. Inoltre gli scheletri non hanno nessun danno dal punto di vista del morale, quindi non si ritirano. Combattono come se fossero nuovi fino alla morte. Ok ragazzi, è andata bene anche questa volta. Abbiamo due promozioni, abbiamo un loot che speriamo bene. Vai ragazzi, grande. Tre scudi sono rimasti intatti, questi saranno utilissimi. E anche delle antiche lance che valgono 133 e una falce che vale 233 che posso mettere nelle mani al posto del forcone della mia seconda linea. È andata veramente alla grande. Continuiamo. Adesso il punto è che dobbiamo tornare ad Altenhof. E sappiamo che ci sono dei problemi giganteschi nel passare da questa zona. Quindi proviamo a vedere se a nord c'è una strada migliore. È anche mezzogiorno, quindi in teoria non facciamo la strada durante la notte. Però il rischio di imboscate è sempre altissimo. Attenzione, eh. Afternoon. Boo. Ok. Piedi. Peasants, ok. Quindi questi sono contadini che tornano alla città. Se tutto va bene, siamo riusciti a salvarci le natiche, a far fuori quattro scheletri, portarci a casa scudi, armi e adesso prendere anche dei soldi. E Altenhof ha high spirit. Cosa significa? People are eager to do business with you. Questo mi fa piacere. Abbiamo un altro contratto a disposizione, potremmo osservarlo. Però voglio vedere anche sul mercato se posso permettermi di comprare qualcosa di buono. In realtà, roba costa tutta tantissimo. Potrei comprare dei giavellotti. Da assegnare a. Sì, avevo un'altra prima linea che potevo usare i giavellotti in realtà. Non so se però ha molto senso. Medical supplies avrebbe molto più senso. Costano un occhio nella. No, questo è proprio impossibile. Ok, andiamo a vedere il roster prima di concludere l'episodio. Allora, visto che il level up lo facciamo nel prossimo, partiamo con Theodobald che ha uno scudo da 24. Questi scudi sono da 16, 16, 16, quindi non ha assolutamente senso. Maximum fatigue meno 10, più 15, più 15. Worth 55. No, lo scudo di Theodobald è meglio. E l'arma pure. Poi l'arma di Meinolf, worth 180. Danno da 25 a 30, questa è War 133 da 20 a 35. Il 25% del danno ignora l'armatura, il 90% effetto contro l'armatura. In realtà l'Ancient Spear sarebbe meglio in questo caso. E lo scudo invece è sempre meglio quello che ha Meinhold. Idem per lo scudo. Anche se Ugin. Sembra che qui le cose vadano abbastanza bene. Ecco, questo scudo invece può essere cambiato perché 16 è molto meglio. Quest'altro.
Maximum range of two tiles? No. Allora, la falce in realtà è one hand e non ha due. Ho sbagliato. Quindi, anziché la spada corta a Adler, assegniamo la falce. Il resto lo possiamo vendere tranquillamente al mercato. E visto che vogliono fare affari con me, spero che mi diano qualche soldo. Questa lancia e due scudi li tengo. Il resto lo mettiamo. Perfetto. Amici e amiche, vi ringrazio per essere rimasti con me, vi do appuntamento alla prossima.